Buongiorno, oggi è mercoledì, mi posso far ridere? Sta tutta infagottata, guarda come sta. 13 gennaio guarda, 2021. È tutta infagottata, c'è pure Pino da quest'altra parte. Oggi è mercoledì 13 gennaio 2021, siamo a Castel d'Asso, alla necropoli di Castel d'Asso, a Viterbo. Stiamo andando a visitare la necropoli e il castello, dove c'è la torre e i resti del castello. Poi, siccome il giretto qui non è tanto lungo, ci dovremmo spostare sulla Tuscanese per andare a cercare, perché a cercare, che non l'avevamo mai fatta, la cascata dell'acqua matta, pensa che nome c'è, la cascata dell'acqua matta e la tomba, e la grotta com'era Scalina, e la grotta Scalina che sembra che sia la più la facciata, almeno la facciata, la più grande necropoli d'Europa, la tomba la tomba più grande d'Europa, dice vabbè, dice nel mondo, anche perché i ruschi stavano qui da noi, quindi vabbè, e come si dice, stavano solo qua, come si dice, abbiamo sempre cercato comunque, perché si trova su una proprietà privata, ma noi cercheremo di aggirare la proprietà privata per entrare da un'altra parte, e in quel, a quel punto quando essere alla grotta Scalina non è più proprietà privata, cioè serve solo per arrivarci, ok? Adesso tra poco cominciamo a vedere un po' le tombarelle qua, le tombarelle. Hai detto che pare tombarelle. Vabbè, qui ci sono un sacco di grotte. Ecco la prima, va bene, ci vediamo più avanti. No, infatti, questa rassomiglia, somiglia alla tomba Orioli, ma non è questa, perché è una fatta così lunga. Ecco, vedi, ecco qui si sta un po' in piedi, insomma, via. E qui c'erano tutte le. Ma guarda che è questa, che è la tomba. Le tombe a destra e a sinistra. Però si stavano bene in piedi loro qua. Forse erano un po' nani. O sono nani o se sono. No, dico loro gli antichi etruschi, le persone che sono venute qui. Camminavano in piedi qua dentro. E noi qui dobbiamo stare piegati. Oh. A me non ci hanno portato alla terra. Ci hanno riportato alla terra. E qui. Dobbiamo stare sdraiati quasi, sempre sdraiati. Secondo me non è la tomba Orioli questa. Vabbè, e mo vediamo se la troviamo più avanti. Ok, finalmente abbiamo trovato la famosa tomba Orioli. Speriamo che si vede bene. Resta la lampadina tua, la c'è un gente più avanti. Vado un po' avanti con la videocamera. Sì. Allora, Mimoso comunque è una dei vivi, eh. La vedete qui? Lei è una dei. Non è etrusca. Io faccio la zoom. Ecco qua, questa è la famosa tomba Orioli, sono circa 50-60 tombe. Questo è Pino, anche lui è uno dei vivi. Salve. Ok, speriamo che si vede. Ok, abbiamo trovato anche questa mini tagliata nel tufo, vediamo dove porta. Ma vedo che qui si vede che c'è un crollo, cioè. Niente, se finisce qua. No, non mi sa, finisce qua perché c'è stato un crollo, o se passa dall'altra parte. Sì, si passa, no. Sì. No, infatti. No, no. Guarda sta roccia che fin di dura che c'ha qua in mezzo. La miseria. Vabbè, ora andiamo a vedere dall'altra parte. Ok. Allora, adesso siamo nella vera tomba Orioli. Quelli di prima non erano, infatti, perché io ho visto dei video di quelle persone che camminavano in piedi dentro la tomba. Poi c'è scritto pure Castel d'Asso, tomba Orioli, eccola. Questa è gigantesca. Fai luce, eh? Bella, cioè, ti sei pure strano di che è bella una tomba, capito? Mamma mia, che roba. Guarda, però c'è l'acqua, non si può passare. Dobbiamo passare sopra. Vabbè, ormai. Io almeno se trovo qualcosa non me la rubo, capito? Io lascio tutto qua, lascio. Non mi piace rubare ai morti, quindi. Anche se tanto se trovo qualcosa io non me ce posso arricchire, quindi per me sta. Dove la trovo la lascio. Non mi frega niente, non mi interessa.
Sì, qui c'è l'acqua è sparita, vedi? Ce n'è giusto proprio un filetto. Speravo che si vede, che sto a fare sto film. Ok. Vi faccio vedere, queste sono le famose tombe a dado. Infatti sopra. Questa no. Non è la tomba a dado, questa com'è? Guardate quelle che stanno giù. No, perché questa qui pure, vedi sopra. Sopra. Non credo. Ah, odia la porta. Lo so, questa è, fa vedere questa, infatti. Questa è la porta degli inferi, la falsa porta. Questo coso qui. È la falsa porta, viene chiamata. La porta degli inferi. Allora c'è il dado. Sì, sopra è dato, vedi, apposta di stata tomba dato, perché sopra, vedi? Infatti un foglio sono. Ok, continuiamo la nostra passeggiata. Ecco altre tomba date col dado, con la falsa porta, la porta degli inferi, un'altra sta là. Queste sono tutte tombe, alcune aperte, alcune si sono chiuse, anche perché non è, quella aperta noi possiamo visitare tutto. Questa si è mezza chiusa. Vediamo un po' più avanti. Pure ecco, vedi questa? Che bella la porta degli inferi. Questa è mezza chiusa, guarda qua la scaletta che scende giù. E questa, eccola qui, la porta degli inferi. Un'altra tomba che scende qua sotto. Un'altra tomba che scende qua sotto. Un'altra tomba che scende, questa è piena d'acqua, mamma mia, questa si è allagata proprio, peccato. Ok, sì, l'ho vista, sono entrato un pezzetto. Ok, siamo arrivati alla tomba 18 e c'è una scritta etrusca che vi porto a vedere. Ecco, forse per questa hanno cercato di recitarla questa. Eccola qua. Forse così vicino non si riesce a capire bene, però c'è una scritta proprio sopra la porta falsa. Poi il castello dall'altra parte dove andiamo a noi dopo, dire a te. La torre, siamo punta sopra la torre, eh? Sì. C'è un panorama spettacolare. Eccola. Dopo ci tocca andare sui resti del castello e sulla torre, che sono quelli di due là. Laggiù in fondo c'è il Monte Cimino, Viterbo. È un susseguirsi di tombe. Ma posso raccontare una barzelletta? Oh! Ma posso raccontare una barzelletta? Allora ci stanno due pomodori che stanno attraversando la strada, no? Allora uno gli fa quell'altro, attenta la macchina! T'avevo detto io! No, fa! Attenta la macchina! Splash, splash! Vabbè. T'avevo detto io! No, no, fa proprio splash, splash! Ok, quindi continuiamo ad andare un pezzetto avanti. Questa è una tomba completamente allagata. Questo dovrebbe essere il settore grande, dove ci sono le tutto, ecco. Un'altra tomba a dado, quello che rimane da tomba a dado, sempre con la famosa porta. La tomba grande? Pure questa è grossa, guarda che bella qui sopra! Guarda queste qui sopra che belle che sono, ora andiamo a vederle, va. Andiamo a vedere un po'. Se sale proprio sopra qui. Aspetta che lo faccio quando sono sopra il filmino perché sali, che mi servono le mani libere. Ok, se scivola qua. Ok, siamo arrivati a quest'altra tomba, diciamo che ha due piani, perché c'è il piano sopra e il piano di sotto. Così, fai la foto, Pi. Si è messa a me, si è messa in posa. Poi continuo un attimo qui sopra, vediamo dove porta. Qui naturalmente ce n'è un'altra completamente allagata ormai. E questa siamo proprio sopra la parte alta della tomba a dado, eccola qua. È tutta lavorata. E sotto c'è la tomba. Ah, vedi, questo è il panorama. E questo è il panorama. Bella, ok, abbiamo trovato queste altre tombe che sono. Che si sposta in piedi almeno. Tipo l'Aureolio, è grossa. Pure questo c'ha un sacco di posti letto. Chiamiamoli così via. Ce n'è un'altra accanto, vedi, poi se scende da là, se scende. Quella la notte per parlare con quell'altra. Sì. Come fai? E se no come puoi fare? Voi infatti vado a vedere pure quell'altro, io intanto c'ho la frontale in testa, voglio andare a vedere un attimo. Infatti si vede abbastanza bene, via dai. Mi porto dietro i bastoncini e poi
li lancio là e qui ce n'è un'altra. Olè. La tomba numero 61, che poi Gar significava gruppo, non è il gruppo antichi romani, era insomma quelli che riparano che la sovrintendenza, non mi ricordo come si chiama. Anche questa c'ha abbastanza posti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, una quindicina almeno ce l'aveva. Ed ecco, Mimosa che entra, venga, 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 si accomodi. Uno zombie. La zombie. Lampadina in testa. Dove sono gli zombie? Zomba tu e zomba anch'io. Guardate che abbiamo trovato. Oh, adesso abbiamo visto, ci sono 65 tombe, tutte numerate. Sono oltre 100. Questa è la storia. Com'è la storia di questa? È quella che dentro ci stavano i pecori. Infatti che tu vedi all'altezza è diventata nera. Ah, perché? Perché i pecori si associano addosso al muro. Ci stavano i pecori, ma in epoca più moderna. Tempo di pecora. E sotto c'era un'altra tomba, vedete? Questa era la tomba sotto e qui sopra ci... Non so se c'erano i vestiti, che ne so. Ci apparecchiamo. Sopra non c'è nessuna falsa porta, eh? Dovrebbe stare sopra. Ma non c'è, o se è cancellata, se si è cancellata. Se nel tempo si è rovinata, non ci sta più. Mi pare che si qui, se torna indietro, no, continua qua il sentiero. Ok, aspetta, faccio una foto là, vengo a fare una foto alla tomba grande. Eh? Ok, siamo qui. Al terzo livello di Jumanji. In pratica questa è la parte delle tombe giganti, perché questa è la seconda, dopo avevamo messo quella. Questa è la zona delle tombe grandi, si chiama la zona, come si chiamava? Grande, com'era? Tomba grande. Tomba grande. Questa è la seconda, e un'altra sta subito qui, sta. Subito qua, ce n'è subito un'altra. Qua. Eccola qua. C'è un'altra. In pratica sono tre tombe gemelle. Qui ci accendono nel fuoco, ma non certo gli antichi, ma i moderni, perché sono tutte mura nere. Oh, qui sono a dormire. Sì. Sì, sapevo, un dannato, diciamo, casa. Qua stanno pure i cartoni per terra, figurati. Si sono fatti pochi dei sonni qua. Qui sì, qui siamo nella zona delle tombe a dado. Qua sì, oggi sta, c'è una puzza di gas, non si sa, secondo me è il gas, perché è impossibile, un animale da laggiù e stanno a portare. Siamo alla tomba numero 72. Fa la marea, so. C'è un'altra qui, vedete? 73, tomba 73. Ed ecco la falsa porta, la tomba a dado. Ok, continuiamo, qui c'è un'altra ancora. Hanno mezzo recintato perché c'è tipo un fosso, un'altra tomba qui sotto. Mamma mia, questa è tipo una taglia, ma è gigante, guarda che roba. Porco Giuda, oh. Sarebbe bello non la vedere. Oh, questa era grossa comunque, mo perché è crollata tutta, ma questa chiudeva tutta quanta qui, oh. È cagliato un badato. Quanto altro ritorno facciamo la strada di sotto, famo. Questa guarda, quanto era grossa la porta degli inferi là, vedi? Guarda che spessore che c'aveva. Vedi, bella, vedi oh. L'acqua come si è mangiato. Sì, si è mangiato tutto, peccato, guarda. Adesso tra qualche migliaio d'anni c'è più niente qua. Ok, una piccola tagliata per entrare dentro una tomba. Questa è una delle più spettacolari, secondo me. Cioè si è fatta addirittura la tagliata. Siamo lì sopra, ma la tomba grande. Questa è la tomba grande. Questa è la tomba grande? Vediamo. È enorme. Eh sì, in pratica è... sono quattro camere. Chissà quanta roba c'è ancora qua sotto che non sono riuscito a trovare. Questi sono scavi,
terra fresca, illuminata, che cose, ancora le tombe lì ci stanno. Che spettacolo che è questo. Ok. E poi c'era pure queste su, non solo per terra, pure dentro scavate lungo la, lunghi i muri ci stavano. Ok. E questa ci riporta fuori. Venite a Casteldasso che è veramente bella. Se vi piacciono queste cose, fatevi in giretto. Okay. Venghino signori, venghino. Per il momento abbiamo fatto le tombe, ma credo che ne troveremo altre. Ora stiamo andando al castello. Comimosa. Aspetta che la tavoletta appena ci mette il piede a forno, questa che sta mica cavoli sua qua. Allunga il piede. Oh, lì. Quella era nelle tombe là. Tutta la zona delle tombe è quella là. Infatti si vede una tomba a dato. E quest'altra pare che tutto questo tubo che sta qui non c'è nient'altro, non ci credo. Qualcosa ce deve sta. Dobbiamo fare i tombaroli, via. Ok. Ok, prima di arrivare al castello abbiamo beccato altre grotte. Grotte, tombe, quelle che siano, vediamo un po'. Qui c'entra pure una ruspa in piedi, oh. Da quanto è grossa. Mamma mia, è enorme, oh. C'ho più la lampadina, ma la sollevata dalla capoccia. E questi qui forse lungo i fianchi. Qui ci mettono sicuramente, ci mettono gli animali. Oddio. Non vedi la riva questa, che spettacolo. Non vedi che va lassù, che bella. Aspetta, mo via la lampadina e vediamo. Guarda che bella, c'è la lampada appresso? No, perché va sopra, voglio vedere che c'è stata la sua cosa, c'è forse una buca, non lo so. Aspetta, Ecco, vedi il ponte per andare al castello questo, che attraversa il fiume, per fortuna, guarda che fiume impetuoso che c'è sta qua sotto. Bello, eh? Guardate che gola che c'è sta qua. Guarda che gola qua sotto, oh. Bella, oh. L'acqua puzza un pochetto, però è bella. Guarda che gola che c'è sta là dietro, mamma mia che bello. Sì, buttate da qua, va. Se c'era il ponte era quasi impossibile attraversare l'acqua, perché è fiume, perché sta abbastanza in piena. Ok, ce ne andiamo verso il castello adesso, eh? Diciamo che questo è il ponte levatoio, eh? Sicuramente qua a destra. Questa era la cascata che vediamo dal ponticello. Sentiamo il rumore dell'acqua, silenzio ragazzoni. Bella, eh? Vabbè, tu ti fai foto, eh? No, questo è il video. È il video? Ok. Un'altra bella cascata con molta meno acqua, però è caruccia. Questa si è creata da sola perché... Sì, perché il fiume là, ecco, ha sforato fuori, ha trovato una via d'uscita e ha formato una cascata. Era poi quello che stavamo a camminare sulle tavole, in mezzo all'acqua. Vabbè, noi continuiamo verso il castello. Questo è il sentiero che ci porta sul castello di Casteldasso. Non so come si chiama. Ok. Sì, ok. Siamo all'entrata del vecchio castello. Qui sopra a Casteldasso, adesso entriamo a Pessa Mimosa che è la padrona di casa. Io sono la padrona. La padrona di casa. Guidaci, ci farai il caffè oggi. Un tè all'inglese. Ho un tè all'inglese, è vero. Sapete, si può montare anche sopra la torre. A me una volta. Guardate che bella. Questa è una torre. Questa non credo sia visitabile da dentro. Ma quando scendono qui fanno delle belle foto. E poi continua la nostra salitella verso il castello. Gente che va in Appennino, c'è per fiatone per salire 4 salitelle, vedo. Oh, uno, due, tre. Ed ecco qua.
la torre. Questo è il giardino della mia corte. Questa sì. Adesso andiamo sopra. Ok, adesso vi portiamo sulla torre. Sì, sì, c'è una scala in ferro che porta fino a sopra. Ok, quando ci sono i foto, eh. Parte andiamo a vedere il panorama sotto. Sì, occhio che potrebbero anche essere fasulli questi scalini. Mamma mia, lo sentivo il ton. Tu metti sempre il piede sul ferro sotto e vedrai che ci dovremmo salvare. Anzi, non hanno rotto tutti gli scalini già. Qualcosa hanno rotto, ma non tutti. Qualcosa hanno salvato. Fanno bene. Fanno bene. Qui stanno attaccati i travi di legno per fare i piani. Sai, mette quasi paura camminare qui sopra perché non sai mai se una regge. Sì, ma sotto c'è il ferro. Sì, lo so che c'è il ferro, vedo, vedo. Però per sicurezza io. Ma chi è sempre questo sonno? È il tuo? Sono i messaggini. Ah, stamattina fra la puzza, fra la puzza dei gas e sti cosi. No, il messaggio se sulle sue cose le chiamano. Olè. Siamo in cima alla torre. Sempre attenzione dove mettermi i piedi. Perché... E quella è tutta la metropoli stamattina, tutta quanta. Sì, è tutta la luce, sei vino in Toscana se vedevo. Ecco laggiù Viterbo. Questo è il fiume qua sotto, poi lì ci sono un'altra necropoli, ora andiamo a vedere. 17 cose ci stanno. Che? Messaggi? C'è quelli da licenza poi. Ecco quest'altra torre, la vediamo dall'alto, eccola qui. E tutta la campagna viterbese. Questa è qua. E Mimosa che fa sempre la spericolata. Ok. Lei Mimosa apre sempre la strada. Abbiamo trovato un'altra piccola tagliatina qui dentro il castello che porta fin sotto la torre, la prima torre. Ammazza che scavo pure qui, che hanno fatto. Sì, lì c'è stava l'entrata, si passava da parte a parte e ci hanno messo i cosi, si hanno chiuso tutto. Vabbè, va. Che c'è? C'è un buco dove va? No, è solo un coso così. Vabbè, ecco pure Pino. Ormai siamo diventati esperti italiani, solo c'era una finestra, vedi? Quella portava la cosa, ecco, poi mi sennava. Sì. Saliva lì. C'erano le scalette e salivano lì sopra. Sì. Bella. Era il turno di guardia, ora ne toccava fare la guardia. Ok. C'è l'attraversamento sul ponte di Tavole. Vedo in fondo il castello, la torre. E per raggiungere quella torre bisogna passare a mezzo sacquitrinio. Però è stato costruito un ponte di Tavole. Vabbè, insomma, via. Siamo appena bagnati le scarpe, dai. Alla fine è andata bene. Guardate qui che bel canneto, per farsi le canne, eh? Fate una canna, guarda quante ce ne stanno. È un canneto proprio. Poi ve lo faccio vedere, però non ve lo fumate tutto, eh. Ecco qua. Canneto gratis per chi piace, per chi succhia. Oh, non mi lasciate solo che i cani me se mangiano. Mi stanno abbagliate dietro. Oh, portacci loro, fammi cuore, va. Oh, ci stanno i cani pastori, porco Giuda. Aiutatemi! Ma mi sono un attimo fermato a far pipì. I cani, i portacci vostra quanti erano. Ecco, lì hanno ragione, a me la fanno un ammozzico per uno. Ma come sono un ammozzico per uno, cazzo? Perché? Che fa? Mi fate mangiare da solo, mi fate mangiare. Non ti cambi nel culo a me. Sì. Poi per quanto ho cominciato a mangiare c'ho pure il culo bello cicciotto, quindi c'è da mangiare. Oh, fammi mettere in mezzo, almeno se viene il primo mozzica Pino. Se viene da dietro mozzica Mimosa, nel frattempo io. Oh, allora, ok. In 2 ore e 45 minuti ci siamo fatti 75 tombe
e il castello, la torre. Poi siamo fatti un altro giretto perché c'era il cane che abbaiava, mi sono lavagnato, mi soleva. Abbiamo tralasciato circa una trentina di tombe, ma tanto sono tutte uguali, so che saranno un po' più avanti, ma facciamo il prossimo giro per il semplice motivo che adesso andiamo, cerchiamo almeno di andare a fare, danno a far coso, danno a fare la cascata dell'acqua matta e la grotta scalina, perlomeno ci proviamo. Se vedete che poi il video finisce qua, vuol dire che non ci siamo riusciti, altrimenti troverete il continuo del video. Vabbè, Mimosa sta già a mangiare, eccola, fa. E sta già mangiando champagne, fagli vedere il panino. È triplo, Triplo, fai, no, rompi la busta, no, siamo tre ore qua, fagli vedere. Guarda che cavolo di panini che si mangia di cosa, tutte le volte, A cinque fette, via. No. Raga, tre piani. Sono tre piani. E c'è l'hamburger di tonno e olive. Maggia la madossa. Ma questo è l'inizio, perché dopo ce ne sta un altro. Sì. Vabbè, non esageriamo. Ma se l'altro tanto c'era un filone di pane così, era a tre piani. Era uguale a questo. No, tra l'altro ricordi i porti, portavi il filone. Ah, quello sì, quello porco giù. Portava certi filoni di pane così grossi. Ma cazzo, faceva mangiare solo lei lo sapeva. Vabbè, ci vediamo più avanti, va. Cascata dell'acqua matta vista dall'alto, però ho visto le foto che erano fatte da sotto, quindi in un modo o nell'altro sotto si deve andare, quindi vediamo un po', via, tanto l'abbiamo vista da sopra ed è già qualcosa. Questa è la cascata dell'acqua matta e ho visto un sentiero che scende giù piano piano, vedrai che sicuramente ci porta sotto in un modo o nell'altro. Poi abbiamo i corde, via, dai. Ok, yuhu! Siamo arrivati con molta fatica sotto la cascata dell'acqua matta. Per fortuna che fino a Dio c'ha l'armacete. Non vi avventurate qua sotto da soli che è pericoloso. Che spettacolo. Cascata dell'acqua matta. Speriamo che l'acqua non sta andando sulla videocamera e vede tutto sfocato, perché è una cima delle gocce d'acqua qua. Questo è il sole, è il letto del fiume. Non mi ricordo come si chiama questo fiume, eh. Fidatevi però, questa è la cascata dell'acqua matta, siamo in provincia di Viterbo. È un po' difficile da trovarla, eh. Ok, a dopo. No però, poggialo lì, ecco, bravo. Questo è uno dei tanti passaggi che abbiamo fatto oggi per scendere qui alla cascata, superare pure i massi questi qua. Fino al marracciatore. Ed ecco anche Mimosa, questa è in gatto, ma che cazzo no? Ha messo un secondo a scendere, io ho messo 20 minuti per scendere là. Ok, il video va a finire a Casteldasso, poi abbiamo detto riusciamo a fare la cascata e siamo riusciti a fare la cascata. Il video finisce qui, però dobbiamo provare a fare la grotta scalina. Se ci riusciamo continua, se no il video finisce qua. Noi intanto ci siamo fatti un goccetto di Sheridan Coffee liquore al caffè, una è Mimosa che ha portato, sai che la cortevole, sì, tutti i bicchierini, la salute, ma salute. Ora provo a andare a fare grotta Sheridan, no, si è molto grotta Sheridan. Com'è la? Già sei partito. Grotta, sì, mi sono già imbriacato, porco, invece di chiamarla grotta canina, no, canina, come sono scordato, scalina, grotta scalina, addirittura ho chiamato grotta Sheridan, niente, siamo arrivati, vabbè, mo ci proviamo, sennò il video finisce qua. Vi saluto e vi ringrazio, orsoro a Vassalassio. Dai, che ti fa male Sheridan a te. A te. Ok, è colpa di Mimosa se imbriachiamo, eh? Ok. Eccoci qua, siamo arrivati alla necropoli, perché è piccolissima ma bella, di Grotta Scalina. È una proprietà privata, quindi non provate a entrare, a meno che chiedete il permesso, l'abbiamo fatto noi. Siamo entrati nella proprietà privata, abbiamo chiesto il permesso, ci hanno fatto entrare. Ed eccola. No, è chiusa la porta giù in fondo. Come vedete questa è una lunga tagliata che poi porta giù alla tomba, ma la tomba è chiusa e dentro non ci si può entrare. E questa è tutta una tomba qui, solo che adesso è crollato tutto, è crollato, quindi. Vabbè raga, questa è tomba scalina e perfetto, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi d'oggi. Casteldasso,
Cascata dell'Acqua Matta e Rocca Scalì, e Grotta Scalina. Perfetto, non si può volere di più, giusto? Sì, sì, c'è Ridan. Vabbè regà, stavolta è finita veramente, eh? Mo, dopo Casteldasso volevamo fare la cascata e l'abbiamo fatta. Dopo la cascata volevamo fare Grotta Scalina e l'abbiamo fatta, e mo è finita per oggi, eh? Sono quasi ritreso. Come chilometri non abbiamo fatto tanto. Penso che alla fine avremmo fatto sì o no, guarda. 5-6? No, forse di più. Vabbè, farei 7-8 km, non di più. Però siamo dispostati le macchine per fare Casteldasso e siamo andati lì con la macchina. Poi da Casteldasso siamo spostati a lungo la Tuscanese per fare la cascata di la cascata matta, l'acqua matta. Dell'acqua matta. Poi da lì siamo spostati ancora sulla Tuscanese, qualche 2-3 km avanti, dentro la proprietà privata, dopo aver chiesto il permesso, siamo lì a vedere Grotta Scalina. E mo adesso si fa una bella birra. Pino porta sempre le birrette, porta, eh. Eccolo là, lui. È lui che porta le birre, eh. Andiamo a fare cosa largo. Sì, ma andiamo là. Ma lasciamo perdere Cristina, come si chiama qua dietro? Mimosa. Margherita. Margherita che va in giro con Sheridan. Quindi, vabbè ragazzi, se becchiamo la prossima, vi aspettiamo mercoledì o giovedì prossimo per portarvi alla selva di Malano. Sempre se ci fanno uscire. Sempre se ci fanno uscire, ho detto, giusto Pino. Sempre se siamo gialli, arancioni, verdi, andate a capire che colore è, vabbè. Vabbè raga, se sentimo. Troppo distante dalla rotta. Ma non ci stiamo per niente sulla rotta. Ciao.